Signore, la sto registrando. Allora, signore, gentilmente mi fa salire, grazie. No, allora, lei chiude per cortesia il passeggino, prende in braccio il bambino e io salgo. Grazie. No, non è vero, perché lei non ha letto il regolamento, io sì, lei non l'ha letto. C'è uno o l'altro, quando uno c'è non posso dire un altro. Va bene, io aspetto, allora, siccome io sono disabile e aspetto il prossimo autobus, va benissimo. Devo andare a fare una visita molto urgente in nefrologia a Niguarda. Allora, lei per cortesia, lei o si sposta o se no questo video lo faccio, lo metto su YouTube. E mi denunci pure, non è un problema, ma lei è un grandissimo maleducato. No, lei è una grandissima maleducata. No, è lei il grandissimo maleducato. No, lei è un grandissimo maleducato. Signora, non si può, non si può, perché il passeggino se ne va. Io aspetta, a me lo dice, mica lo dica l'autista. Lo dica l'autista, lo dica l'autista. No, no, ma anche perché non posso salire, però non è colpa mia, deve tirare su. Guardi, se io dovessi aspettare tutti gli autobus per tutti i passeggini che ci sono su, lo chiude il passeggino. Gentile signore, lei prende il bambino in braccio e chiude il passeggino, lo può fare. Se lo sogna, io questo qua non lo chiudo più. Allora, lei mi faccia il video che io la denuncio. Va benissimo, non c'è problema. Signora, non si può. Il regolamento non lo prevede, il passeggino si muove, se non mi muoverei, ho aspettato due autobus. Ma non si frena niente questo passeggino. Ma il passeggino si chiude. Io sono giù, Gioia, guardi, io l'aspetto l'altro autobus, ma credo che sia. Cosa posso fare? Io lo aspetto l'altro autobus. Però è una questione che è ingiusto. Un posto no, come fa? Allora lei può avere quello che vuole, signora. C'è un regolamento, l'ha letto, signora, l'ha letto. Non vada a leggere, vada a leggere. Vedi questo qua, cioè, un posto riservato. No, no. Tanto lo mando a striscia. Sul regolamento. Va bene, chiama la sala operativa. Allora, mi faccia vedere il regolamento dove c'è scritto. No, signore, non facciamo, non ci inventiamo le regole. C'è un regolamento scritto. Ma signore, io non ho niente da fare. Sono salito a secondo auto. Lei non ha niente da fare, ma c'è gente che deve andare a lavorare o a fare visite urgenti. Ma questi sono gli italiani? Ma lei si rende conto? Io mi vergogno di essere italiana in questo momento. Allora non venga a parlare che non sa, lei non sa, non sa niente. No, non devo chiudere niente, non c'entra niente, ho un passeggino o un disabile. Sul regolamento, lei parla perché non sa. No, è lei ignorante e mi vergogno di essere italiana perché dicono danno sempre la colpa, mi vergogno fortemente perché danno sempre la colpa all'estero, i razzisti, no, qui è questione di ignoranza, è questione di ignoranza. Comunque questo video sa dove va a finire? Direttamente in assessorato, perché questa legge deve cambiare proprio. Avere regolamento.
No, ma il problema è che io devo. Voi dovete andare a lavorare, io devo andare a fare una visita. No, no, ma non è la prima volta, però questa è eclatante. La sto registrando tutta, sono 5 minuti di registrazione. Ma io sono salito per fare vicino. Tanto dopo le tolgo le facce, però questa roba va a striscia. È un casino. Io vado a lavorare e lavoro tutti i giorni fuori. Ha ragione, povera, io lavoro tutti i giorni fuori e tutti i giorni mediamente un episodio simile c'è. È che mi fa è troppo tenero l'autista perché ne sta facendo. No, ne. Io non chiamo i carabinieri se potete. Ma credo li abbia chiamati. Guardi, a questo autista io gli darei l'aumento di stipendio perché è gentilissimo, perché di solito non si mettono a questionare. Lui è carinissimo. È No, lui è prepotente, è un signore prepotente e maleducato e soprattutto è molto prepotente. No, 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 io non la sto insultando, è un dato di fatto, lei è molto prepotente. No, io prevarico, io attendo, io sto attendendo l'autobus, il prossimo, perché questo non posso prenderlo. E sono 7 minuti che attendiamo che questo signore decida cosa fare, soprattutto. No, c'è scritto il contrario in italiano. Io devo tenerle aperte, se no un altro che sale deve chiudersi. Io sono già qua. Quindi se lei mi prende in braccio io la chiudo la carrozzina. Se lei mi prende in braccio io chiudo la carrozzina, ci sta? Lo facciamo? Benissimo, lei mi prende in braccio, peso circa 90 kg, chiudiamo la carrozzina, va bene? Io ci sto, eh? No. Adesso me la paghi da mettere al lavoro, eh? Sì. No, non è possibile perché ci va di mezzo l'autista. Questa, no, allora, questa carrozzina, se va addosso al suo piede, è pesantissima, non si può. Guarda, per me era già fuori, guarda. Ma guarda, è vero, 10 minuti, eh? E poi l'ho anche aperto in ritardo il video, quindi sono almeno un quarto d'ora. Ma questo è normale, ma ce la fa. No, no, non la stiamo insultando. Vabbè, io attenderò il prossimo autobus perché credo che il signore. Prendo l'altro autobus.
Allora, Dio piacendo, forse arriva l'altro autobus, ma questo qui sarebbe il caso di buttarlo giù dal balcone. Lei è troppo carino, però. Posso farle dopo? Poi faccio una lettera di ringraziamento. È il numero 4321. Ah, davvero? Eh sì, perché io mi ha bloccato la corda. No, vuole che rimango qui come tesi? Io ci rimango, non è un problema, eh.